Ciao a tutti, volevo ricordarvi che dal 29 dicembre, quindi da dopodomani, avremo Mercurio retrogrado nel segno del Capricorno, quindi iniziano i 20 giorni di retrogradazione di Mercurio in Capricorno che finiscono il 18 gennaio. Vi ricordo che quest'anno, nel 2023, avremo quattro retrogradazioni di Mercurio, tutte in segni di terra e l'anno si apre e si chiude, quindi il 2023 inizia con Mercurio retrogrado e finisce con Mercurio retrogrado, sempre in Capricorno. Nella parte centrale dell'anno avremo Mercurio in Toro ad aprile e maggio e a settembre Mercurio in Vergine. Dal 28 agosto al 15 settembre avremo Mercurio in Vergine, mentre Mercurio in Toro sarà retrogrado dal 21 aprile al 15 maggio. Queste sono le date nelle quali Milla, che subito è arrivata a mettere bocca e frumma, queste sono quei momenti zen, come li chiamo io, in cui anche se ci vengono colpi di testa, ci viene voglia no? Di dire qualcosa, di finire una cosa e di iniziarne un'altra. Quelli sono dei momenti in cui l'universo ci suggerisce di volgerci verso il passato, rielaborarlo e prima di esordire, aspettare che Mercurio diventi diretto, quindi adesso, poi ovviamente per gli altri Mercurio ci aggiorniamo e poi c'è sempre l'oroscopo della settimana, ma per quelle persone che magari sono in ferie, sono in vacanza, non hanno tempo di seguire tutto l'oroscopo della settimana, io volevo fare un promemoria qui su Instagram, per ricordarvi che dal 29 dicembre al 18 gennaio ritornano probabilmente delle situazioni, delle dinamiche, delle persone legate al passato, all'uso corretto del potere, poi farò un video di approfondimento e quindi dovremmo essere in osservazione, però non prendiamo iniziative, non debuttiamo, non esordiamo, se possibile non firmiamo contratti, se siamo obbligati a farlo, molto probabilmente vuol dire che dobbiamo rivivere delle situazioni legate proprio alla correttezza, rispetto delle regole, no? Al potere, Milla che dici? E che dobbiamo riviverle per l'ennesima volta, ma ovviamente quando si rivive qualcosa, è utile per comprenderla, per assimilarla, per farne buon uso e quindi per liberarci da un'ennesima catena. Quindi comunque sia questo Mercurio retrogrado congiunto a Plutone, insomma, è una sorta di salto quantico, quindi così, di upgrade, di evoluzione. Quindi un momento zen, poi fatemi sapere nei commenti chi ritorna, che cosa accade. E se anche a voi, soprattutto nelle giornate della luna piena in Cancro del 6 gennaio, verrà da troncare situazioni e relazioni, però anche lì cautela, aspettate il 18 gennaio. Un bacio a tutti, vi aspetto nei commenti e vi saluta Milla, Milla saluta. Miau, ciao a tutti.